È una grande storia d'amore delle francesi per l'Italia, è mutuale e anche a Procida si mangia bene, la natura è ancora protetta e penso che le francesi trovano qui un senso dell'autenticità che non si trova forse in altre parti che sono anche belle della campagna o delle isole, ma Procida è speciale. Per il futuro, come poter saldare, rinsaldare, ampliare questo gemellaggio, questa voglia di stare insieme, storicamente anche provata tra Procida e la Francia? Abbiamo un'opportunità il 15 di ottobre, c'è una spedizione marittima venuta per la Festa della Scienza di Napoli, ma che farà un stop a Procida. È molto interessante perché è una spedizione archeologica e anche legata alla conferenza sul clima che prepariamo a Parigi, di sensibilizzazione. Anche la scuola media di Procida parteciperà anche. E per il futuro abbiamo questa decisione di aprire un ESABAC a Procida e una matura italo-francese che sarà una porta aperta per gli studenti di Procida per continuare degli studi automaticamente in Francia.